Eccoci qui con Simone e De Simone, una partita molto tirata all'inizio del primo tempo contro Latina 2017, arrivate da un pareggio settimana scorsa, e tuttavia siete riusciti a portarvi sull'1-0 prima di andare allo spogliatoio. Questo vi ha dato morale e sul secondo tempo siete anche riusciti a fare altri due gol e a mettere in sicurezza la partita. Cosa pensi di questa partita in generale e della tua prestazione, sempre molto propositiva? Allora, la prestazione di oggi della squadra è stata un po' difficile perché comunque, come tu sai, vedi, abbiamo sempre difficoltà con le squadre che difendono dentro la porta. Diventa un po' difficile comunque giocare contro squadre del genere, comunque sia, perché non ti mettono in condizione di giocare a calcio e tutte queste cose così un po' che comunque ti condizionano tanto 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 nel livello tecnico, magari pure nostro, perché personalmente poi giocatore tecnico che è una squadra che sta tutta lì dietro diventa comunque complicato farci un po' di. Però beh sì, come detto, del primo tempo sono riusciti comunque ad andare in vantaggio alla fine, comunque sudando, perché loro hanno fatto una buona difesa. E poi senza allenatore stiamo, quindi comunque sia, influisce pure a livello di gioco, a livello di comandi dalla panchina, capito? Comunque sia, si sente la mancanza dell'allenatore nostro. E vabbè, la prestazione comunque, grazie alla squadra, che comunque mette sempre in condizioni di giocare decentemente, anche se oggi non è che abbiamo fatto una prestazione altissima. Però vabbè, veniamo da un pareggio importante, comunque col Buonaconda fuori casa. Diciamo che per ora il campionato sta andando bene, finché non perdiamo va bene. Abbiamo quindi messo un altro po' di sicurezza su questo primo posto e inoltre una grande azione quella del secondo gol. Cosa pensi? Penso che in questo campionato hai segnato quasi in ogni partita Segna tanto, segna bene. e quindi non so, Bene, cosa pensi? Si può vincere questo campionato? bene. Vabbè, noi siamo appunto a quello, ovviamente. Punteremo pure alla Coppa, però la Coppa diventa un po' più difficile perché comunque sono solo due partite contro un'unica squadra. Già abbiamo pareggiato 4-4 in casa, io mancavo per diffida, quindi ci stanno due gialli, quindi ne prendo facilmente, no? Come tu sai. E quindi mo abbiamo ritorno martedì, la Marino, che comunque sarà una partita molto difficile perché loro sono bravi, anche se comunque sia nel giro loro stanno in bassa classifica, però sono venuti qua, hanno fatto vedere che comunque non è veritiera sta cosa, nel senso non so, una squadretta. Ma anche loro alla fine, questi di oggi, non erano una squadretta, perché comunque sono a metà classifica, però sinceramente ho visto squadre molto peggiori e più alte di loro. Quindi non capisco, poi non so, contro di noi fanno quasi tutti bene la partita, si mettono lì, pieno le pallonate, tutte queste cose così. Beh, alla fine la partita, la palla è sempre rotonda, nel calcio tutto può Sì. succedere. E grazie a De Simone per l'intervista e ci rivedremo qui alla prossima con Mondo Futsal. Grazie a voi. Siamo qui con il signor Capozzi, il presidente del Latina 2017. Una buona prestazione da parte della vostra squadra contro una squadra prima in classifica che punta alla vittoria del campionato. Siete riusciti a mantenere quasi lo 0-0 per tutto il primo tempo e l'1-0 è arrivato proprio al termine. Cosa pensa della prestazione della sua squadra, in generale dei ragazzi e della partita di oggi? Ma noi d'altronde sono almeno quattro partite che siamo in una situazione deficitaria, tra infortuni e squalifiche non riusciamo mai ad essere competitivi e al pari al cospetto delle nostre avversarie, perché oggi eravamo sei contati e siamo venuti al cospetto della prima in classifica senza aver paura, noi ce le andiamo a giocare contro tutti e siamo consci e consapevoli che in cinque. Sicuramente il secondo tempo poi ha dimostrato che non avendo cambi a disposizione e per forza di cose devi cedere qualcosa. Però abbiamo avuto una buona accoglienza. Intanto voglio ringraziare la Futsal Pomezia per averci accolto veramente in modo molto onorevole e abbiamo incontrato una grossa squadra che sicuramente alla lunga sarà tra le pretendenti alla vittoria finale del campionato. Però noi aspettiamo i nostri rientri dagli infortuni e dalle squalifiche perché noi puntiamo a una salvezza tranquilla e poi ci divertiremo. Perfetto, grazie mille per l'intervista e alla prossima da Mondo Futsal. Grazie e buonasera.